Uno dei primi ad arrivare in Prato della Valle per l'ultimo saluto a Giulia, quando l'immensa piazza è ancora vuota, è un altro padre coraggio, Vincenzo Gualzetti. La sua Chiara è stata uccisa a 15 anni da un coetaneo nel giugno del 2021. Anche lei con un coltello, anche lei sparita per un giorno e poi ritrovata senza vita. Anche lei con gli ultimi attimi prima di andare incontro alla morte fissati nel video di una telecamera. Quando ho letto la notizia della scomparsa di Giulia, ho cominciato a vivere quei giorni sperando in un epilogo sinceramente migliore. Poi purtroppo è capitato che un'app del cellulare mi ha dato la brutta notizia del ritrovamento del corpo di Giulia, purtroppo con una coltellata alla nuca, praticamente la stessa pugnalata che ha ammazzato mia figlia. Ho dovuto un attimo resettare, mettermi a letto e chiudere gli occhi. Io l'ho cercata per un giorno intero ovunque, è un giorno che è durato un'eternità. E sì, poi purtroppo 10 mesi dopo l'omicidio di Chiara mia moglie ha scoperto di avere un tumore metastatico, il 2 luglio mi ha lasciato anche lei. E, insomma, le affinità con questo caso di Giulia sono tante. Come insomma se fosse riavvenuta una seconda volta? Sì, sì, sì. Sto rivivendo quello che ho passato 2 anni e mezzo fa. Quanto è importante per lei oggi essere qua? Molto, molto, perché è come rivivere la storia di mia figlia, è come se... Io spero di incontrarlo, di abbracciarlo. Un appello, no? Da papà coraggio, ai ragazzi giovani, perché poi la cosa di queste storie che sconvolge l'età di questi ragazzini, no? Rispetto per il prossimo. E amore. Soprattutto, ma se c'è rispetto c'è anche l'amore.